Vogliamo, se vogliamo analizzare certo. Davanti alla gente, dico, i particolari, io non sono qui a sottrarmi, però io ricordo solo questa, dico, ecco, come per dire quando si deve ingoiare, io avevo appena assunto Giagnoni da solo, perché l'ho assunto io da solo, l'ho voluto io Giagnoni, e appena arrivato, dico, ha cominciato, dico, a dire che avevo sbagliato, che la squadra che avevo fatto non era valida, che avevo sbagliato a vendere Bellini, e a un certo momento questo non mi ha fatto certamente piacere. Neanche a me. In una disputa, mi scusi, che avevo con Riva, lei come minimo doveva rimanere neutrale. Lei non poteva sapere com'era Bellini o non era Bellini, era stato l'anno prima. A me mi pare che non fosse giusto, a un certo momento, dico, ecco, mettersi contro il presidente che l'aveva preso fin dall'inizio. Fin dall'inizio, perché la cosa più normale, certo, mister, certo, se mi consente, certo, era che non ora, ma allora gli avessi detto, guardi, se lei non crede nella squadra che c'è, e se lei già prima di iniziare un rapporto, di questo rapporto verso il, come dire, la persona che l'ha preso, dico, è negativo per lei, ecco, allora lei non può allenare il Cagliari, certo, non può restare con me, lo devo dire fin da quel momento. Certo, però... E forse il mio errore è stato quello. Perché lei l'altro giorno in Unione Sarda ha detto le parole che dice sempre Antonello Madetti, che io Bredi non ho portato Bredi, non ho portato quello Asca, io ma l'ho lei sentito, ho portato, le ho promesso Bredi pro Asca. Dire io. Questo è molto precedente a lei. Certo, precedente. Io a Roma gli ho detto la squadra è questa, se lei non gli andava bene non doveva prendere l'impegno. Gli ho detto però che sarebbe arrivato Uribe e Uribe è arrivato. Questo è il punto, per cui mi sembra che in quel momento che lei ha accettato il Cagliari dovesse essere solidale con la società e non mettersi subito contro a sparlare contro la società come ha fatto. Allora, ecco, questo allora, è solo un episodio. Certo, e io allora voglio dire quando ci siamo incontrati la prima volta. Un episodio solo anche sì, lei. Dottore, è importante che io risponda certo, subito, se mi consente. Certo, no? Certo. Allora, quando ci siamo incontrati all'aeroporto lei mi ha detto voglio fare una squadra migliore, perché non voglio soffrire come ho sofferto l'anno scorso. Quando siamo andati al mercato, secondo mi sembrava doveroso, e gliel'avevo detto al mercato, che la squadra secondo me non era uscita rafforzata. Nel suo insieme mi sembrava più debole, ma mi sembrava anche doveroso dirglielo, questo fatto. L'ho fatto notare. Non lo doveva dire pubblicamente. Perché non l'ho non detto. Non incoraggiava certamente i ragazzi che dovevano venire. Ma ci sono, sotto le sue dipendenze. Ma ci sono anche delle responsabilità. Delle responsabilità. Ma quando la squadra non va bene dopo tre giornate, ma chi è che cacciano via? È facile mandar via un allenatore. Ma ci sono andato vicino. No, ma ci sono andato vicino. Io ho detto prima che. Allora lei aveva fatto delle promesse che non ha mantenuto. Scusi, perché c'erano molti. Non a lei questo promesso. Lei ha parlato, io sono stato zitto. Io volevo dire che lei è un allenatore che è, di solito quando una squadra retrocede, di solito cambia allenatore. Sì. È stato portato dalla prima all'ultima. E voglio vedere se ha retrocessi l'ultima giornata, mi esonerava prima di Ascoli quando eravamo salvi. Lo so. All'inizio ho rischiato, forse, poi la squadra forse perché, prima, perché, la perché lei capiva che bisognava rinforzarsi a novembre, cercare davvero, no? Di porre rimedio a questo. Ha rischiato davvero. Tant'è vero che io lo dissi, presidente, io questa critica l'ho fatta, ma in senso costruttivo. Allora, visto che lei al mercato non sentiva ragione, lei era scandalizzato dall'idea. Da quanto io sostenevo, se mi consente, mi dica lei chi mi ha chiesto al mercato. Come? Che giocatori mi ha chiesto? Abbiamo fatto un sacco di nomi, abbiamo ma fatto. Ma mi faccia un nome. Novellino, Malvera, Caricola. Vuole io ne faccio no, Caricola lo volevo io. Cosa non sapevo anche dove tutti. Giocava le Caricole. No, guarda, guarda io di calcio ne so. Scusate, la punta di comunque, intanto se parliamo di questi particolari, ma vorrà scherzare. Lei mi ha chiesto. La storia di Bellini l'aveva già venduto. Eravamo sempre lì. Noi eravamo detto i particolari uno a uno. Se andiamo in cerca di particolari, qui aveva promesso di fare una squadra più forte. E io ho detto che non era più forte. Perché è una colpa a dire, c'erano delle grosse responsabilità, poi il campo ha dimostrato, abbiamo fatto delle amichevoli all'inizio, era una cosa da scappar via, ma sicuramente, scusi però. Giocavamo, abbiamo fatto una preparazione senza punte, gli stranieri sono arrivati in ritardo, scusi Giagnoni, delle difficoltà queste enormi, cose le sanno tutti, scusi, però lei sa perfettamente Giagnoni. Ma non era la stessa squadra che ha fatto in 7 partite 11 punti? No, corretta. Per cortesia, corretta. Da chi? Con Vavassori. Corretta da chi? Vavassori. Ma corretta da chi? E Poli. Fatto una da lei? Corretta da chi? Ma sicuramente. Ecco. Infatti volevo dire quando dicevano che non era corretta da me, sì. Lei non è che ha detto, no, guardate che
quel, prima la presa Maduro. Perché mai? Mai sono... Chi l'ha detto? Aspetta un momento, aspetta io. L'Unione Sardo diceva la squadra di Giannoni. Lasci perdere l'Unione Sardo. Non è intervenuto a dire. Ma io non sono l'Unione Sardo. No, ma lei esatto. L'Unione Sardo aveva le interviste, non ha mai detto no, la squadra è anche questa. Io vorrei precisare. Che va bene, anche questa l'ha fatta. Ciao Giannoni e presidente Amarugi. Che se parliamo tutti insieme la gente non capisce niente. Non capisce, lei avrà assistito a tanti dibattiti televisivi e credo che a questo punto piuttosto il problema, anche perché siamo arrivati alle, senza accordo, alle 22:55.